di corsa ma in sella a pedalare. La trasmissione di Rai Sport dedicata all'orienteering stavolta focalizza l'attenzione sui campionati italiani di mountain bike orientamento di scena in Friuli Venezia Giulia tra Maniago, la prova sprint, e Spilimbergo, dove invece va in scena la gara middle. Ad organizzare la Semiperdo Orienteering Maniago, società che da anni si dedica a questo sport sodalizio, che è presieduto da Giovanna De Masellis. Entrambe le prove si disputano su territori caratteristici di notevole valore ambientale, come la località Peschiere a Maniago e l'area golenale del fiume Tagliamento a Spilimbergo. Ben trovati allora a questi tricolori di mountain bike orienteering, dal sottoscritto Gianfranco Benicasa e dal solito Pietro Ilarieti. Ciao Pietro. Ciao, benvenuti a tutti, e finalmente si parla anche di mountain bike orientamento, una grande prova. L'Italia sa esprimere atleti di grande livello e ci prepariamo quindi a vendere una sfida con anche protagonisti che vengono dall'estero. Una campionessa del mondo in particolare sfiderà i nostri azzurri, ma scopriremo tutto. Lei è Enna Saarinen per l'esattezza, ma scopriremo tutto tra pochi secondi. Siamo in Friuli Venezia Giulia, allora per questa prova andiamo subito a sentire le interviste, le voci dei protagonisti, poi entriamo nel vivo della gara ma anche del territorio che ci ospita. Il saluto di questo territorio a cura di Paola Fantin. Buongiorno a tutti e benvenuti. Ci troviamo all'interno del Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie. All'interno di questo edificio è raccontato lo sviluppo di questa tradizione artigianale a Maniago, legata alla lavorazione delle lame, che fonda le sue radici indietro di circa 600 anni. E da quella tradizione nasce oggi un comparto che conta circa 70 aziende che ancora oggi operano su questo territorio, specializzate nella produzione di oggetti da taglio. I coltelli sono una parte di tutto quello che viene prodotto, piuttosto si può parlare di città delle lame. Sono esposte tutte le produzioni che nel tempo si sono alternate, dando spazio anche alle voci delle persone che hanno lavorato o che lavorano ancora oggi in questo comparto. Un museo che racconta sicuramente il passato e il presente, ma che all'esterno vede anche appunto lo sviluppo di questa tradizione ancora molto viva. Clizia Zambiasi, tracciatrice di questa sprint qui a Maniago, che cosa troveremo? Troveremo un cambio di ritmo dietro l'angolo ogni momento, ma anche un cambio di territorio, nel senso che la prima parte sarà in una zona di campi, mentre la seconda un boschetto dove c'è una pista di mountain bike. Ci sarà un ritmo più elevato per quanto riguarda la pedalabilità, ma la lettura della carta sarà molto più complessa. Qui siamo alla partenza della gara sprint. Nel frattempo abbiamo visto anche una delle eccellenze, la coltelleria di Maniago, di questa zona. Abbiamo sentito anche Clizia Zambiasi, che ha curato la tracciatura di questa gara, lei che presiede anche il movimento friulano. Sì, lei è la guida da circa 6 anni del movimento friulano. È un movimento che sta crescendo bene sia nella mountain bike, dove Iris Pecorari è sicuramente la punta di diamante, ma anche nella corsa orientamento stanno crescendo bene. Parlavamo di Maniago, città delle lame, famosi sono oltre ai coltelli di tutti i tipi, sportivi o quelli di uso quotidiano, ma anche cavatappi o strumenti molto precisi come i bisturi, e poi una peculiarità, le forbici, iper specializzati tanti laboratori. Addirittura abbiamo visto un laboratorio che era specializzato solo per le forbici per mancini, quindi proprio altissima specializzazione, si produce tutto praticamente in casa. Laura Scarabonati dà un'occhiata alla cartina prima di partire. Ricordavi, c'è la campionessa del mondo, la finlandese Enna Saarinen, che era in allenamento qui vicino in Austria, quindi ha deciso di venire a fare questa gara. C'è Iris Pecorari, che ricordavi tu, un atleta che difende tra l'altro i colori della società maniaghese ed è reduce dai mondiali Under 23 in Bulgaria, dove ha conquistato, se ben ricordo, 3 bronzi che si aggiungono agli argenti conquistati poi ai mondiali juniores. Sì, mentre parte Enna Saarinen, oggi il duello sarà tra di loro. Lei è la campionessa del mondo sulla distanza sprint contro la nostra Iris Pecorari, che è ancora una junior, quindi una grande promessa, un grande futuro davanti a lei. Bisogna solo aspettarla, insomma, e sperare che lei continui a mettere tutto questo impegno nell'orientamento. Uno che di titoli mondiali se ne intende invece è Luca Dalla Valle, che 4 volte
campione del mondo, lui viene dalla Val di Non, oggi il dalla Val di Sole, scusa, oggi il duello è tutto con Fabiano Bettega che nel 2022 ha vinto praticamente quasi sempre. Allora, Luca Della Valle, Gronlight, Fabio Bettega, Jesse Pavione, da tenere d'occhio quindi per quanto riguarda la gara maschile, un Luca Della Valle che ha avuto una stagione così così però quest'anno oggettivamente. Sì, 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 probabilmente lui ha vissuto annate veramente intense e quest'anno magari se l'è presa un pochino più comoda, è un atleta che diciamo così sente molto l'impegno internazionale, poi sono anche due considerazioni da fare. Uno, gli anni probabilmente vanno avanti anche per lui. In secondo luogo, il lavoro che lo sta impegnando sempre di più, quindi non tutte le stagioni sono uguali come dicevamo, però ha già detto che l'anno prossimo vuole rifarsi, tornare ad altissimo livello come Riccardo Rossetto per formare una grande staffetta per ottenere quel risultato che all'Italia manca di squadra, ossia una medaglia mondiale in staffetta. Riccardo Rossetto e anche Piero Turra, anche loro del GS Pavione, qui siamo su Francesco Zugliani, se mi perdo Orientini Maniago, che organizza appunto questa gara. Si gareggia su terreni pianeggianti dove ovviamente è necessario saper spingere anche con una certa potenza e poi qui nel finale c'è anche un bosco, sarà una gara con una prima parte veloce ed una decisamente più complicata, Piero, no? Pietro, in cui la velocità dovrà inevitabilmente scendere anche, no? Perché affrontando la parte nel bosco inevitabilmente si va più lenti. Sì, è così, come vedi il bosco presenta una serie di insidie, qua dei piccoli, delle piccole rampette che vanno così. Ovviamente la difficoltà come sempre nell'orienteering è quella di saper leggere la mappa e guardare avanti. In questo caso c'è una componente di difficoltà superiore rispetto alla corsa, perché con la mountain bike insomma si raggiungono anche velocità ragguardevoli, comunque 25-30 all'ora, immagino anche di più magari in certi tratti, e bisogna prestare grandissima attenzione sia a che ne so, gli eventuali ostacoli del terreno che a avversari o concorrenti che possono prendere direzioni differenti, quindi bisogna assolutamente evitare magari possibili scontri, ecco. Ancora Laura Scarabonati che vediamo ora in azione, gruppo sportivo Pavione anche per lei, l'abbiamo vista alla partenza mentre controllava la sua cartina, ora la vediamo in action come si suol dire dentro a questo bosco. La stagione dell'orienteering si avvia intanto al gran finale dopo decine e decine di gare nazionali e dopo i tanti appuntamenti internazionali, ne parlavamo per esempio sottolineando i risultati di Iris Pecorari, stiamo ora seguendo appunto questi tricolori di mountain bike orienteering, ma l'ultima puntata della nostra trasmissione sarà poi dedicata alle finali di Coppa Italia, categoria sprint e middle, andate in scena a Mel, uno dei borghi più belli del paese, nei boschi sulle rive del Piave, si sono cimentati in 600 in un evento che ha visto un impegno massiccio della cittadinanza per la sua buona riuscita, ma ne parleremo per l'appunto nella trasmissione finale, trasmissione che ha accompagnato ancora una stagione ricca di appuntamenti, come dicevo Pietro, che hanno visto alcuni giovani, in primis la Pecorari di cui abbiamo già detto, giovani azzurri e giovani ragazze azzurre, mettersi in mostra insomma, no? Durante questi mesi primaverili ed estivi. Sì, diciamo che gli orientisti in genere anche nella corsa si sono messi in luce, sta venendo avanti questa nuova generazione, la generazione dei non so, Francesco Mariani, ci sono anche altri giovani che vanno avanti sia tra i maschi che tra le femmine, diciamo che c'è tutto un lavoro che è stato portato avanti dai coach giovanili e che adesso sta trovando appunto, sta vedendo i risultati che stanno arrivando anche in elite, abbiamo visto pure Ilian Angeli come sta ottenendo ottimi risultati. Basta aspettare, bisogna avere un po' di pazienza e dare loro il supporto e sicuramente poi davanti a loro ci sono ragazzi come, sempre parlando della corsa, come Riccardo Scaletto, Mattia De Bertolis, che possono dare preziosi consigli. Venendo un po' però alla fase di arrivo di oggi, qua abbiamo l'arrivo di Fabiano Bettega, sicuramente un grande tempo, al momento il miglior tempo. Sì, aspettiamo Dalla Valle, Rossetto, Osti è già arrivato anche lui, però è già dietro a Bettega, quindi insomma un Fabiano Bettega, Jesse Pavione che ha già fatto bene, attenzione Luca Dalla Valle sta per arrivare, lì è uscito un po' anche dal
strada per ritrovarsi sul prato, ultime pedalate anche per Luca Dalla Valle che va dietro perché fa 22.39, la ragazza del Gronlight Orienteering Team, quindi va dietro al 21.20 del Fabiano Bettega, della ragazza del GS Pavione, che quindi è in testa. Attenzione anche a Riccardo Rossetto che pare un po' più attardato, anche lui infatti è dietro anche a Luca Dalla Valle, quindi la classifica dice Fabiano Bettega, Luca Dalla Valle, Riccardo Rossetto. Eccola e qui qua. Iris Aurora Pecorari. Eccola, lanciatissima, un ottimo tempo per lei, 26 e 23, è però dietro a Enna Saarinen come tempo. Enna Saarinen, eccola qui, che sta arrivando. Lo era all'intermedio, lo è anche all'arrivo, quindi Enna Saarinen arriva in 25-23, Iris Aurora Pecorari in 26-23. Chiaro che la Saarinen non partecipa ai campionati italiani, ai tricolori, quindi il titolo va a Aurora, Iris Aurora Pecorari, che comunque al di là del secondo posto alle spalle di una campionessa del mondo ha fatto davvero una grande gara. Sì, insomma, a livello assoluto una grande prova. Qua la classifica maschile con Bettega, Dalla Valle e Rossetto come avevamo anticipato, e invece tra le donne è Enna Saarinen che batte Pecorari, Scaravonati, e poi abbiamo Chiara Magni che completa il podio. Chiara Magni che è una new entry che non vediamo spesso, è una ragazza brianzola e oggi si è ben piazzata. Un ringraziamento particolare per le immagini di oggi a Chiara Selva che si è prestata con la mountain bike e seguiva con la GoPro i nostri atleti, e la ringraziamo tanto. Ora la voce dei protagonisti. Siamo con Enna Saarinen, vincitrice della gara sprint oggi a Maniago. Congratulations, first of all. Thank you. Grazie innanzitutto. La mia gara è stata una gara molto veloce, con una parte molto difficile poi centrale nella zona boschiva dove bisognava prestare molta attenzione. Credo di avere commesso almeno un paio di errori, però una buona gara. Fabiano Bettega, campione italiano sprint, eri il favorito. Sì, mi sentivo il favorito perché questa è la mia specialità e ho fatto una bella gara senza errori, scelte tutte giuste, e mi sentivo anche molto bene perché ho cercato di tenere la forma che avevo in Bulgaria dove ho fatto i buoni risultati e ho fatto una bella gara e sono stato premiato. Iris Pecorari, titolo italiano nella sprint, soddisfazione grande? Sì, grande soddisfazione, non solo per il titolo italiano ma soprattutto perché sono molto contenta che ci fosse oggi qua una campionessa del mondo sprint quest'anno. La prima parte era molto veloce e con delle scelte abbastanza varie. Nella seconda parte si entrava in una parte più intricata. Dove hai perso secondo te? C'era una scelta lunga in cui si poteva scegliere se fare una strada un po' più lunga però più scorrevole, oppure prendere dei prati segnati con l'arancione. Ho fatto la scelta meno scorrevole e questo mi ha fatto perdere del tempo. E questa era la voce di Iris Aurora Pecorari, nuova campionessa italiana mountain bike orienteering sprint, 26-23 il suo tempo alle spalle di Enna Saarinen, che abbiamo anche sentito in intervista, la campionessa del mondo finlandese che ha chiuso in 25-23. Fabiano Bettega in 21-20 del GS Pavione si porta a casa il titolo tra i maschietti. E siamo quindi giunti alla fine della prima giornata, guardiamo alla prova middle, ma prima la voce dei protagonisti. Siamo a Spilimbergo e il personaggio che ci accoglie qui è Katia Aire, bronzo olimpico a Tokyo 2020. Spiegaci tu questo territorio. Innanzitutto benvenuti nel mio territorio, questa è la mia città, io sono nata e vissuta a Spilimbergo e come hai detto tu è un bellissimo gioiello del Friuli e soprattutto è la città del mosaico perché è famosa non solo in Italia ma soprattutto nel mondo per l'arte musiva, per i capolavori e per le opere che ancora oggi sta esportando in tutto il mondo. Riassumi anche la tua carriera, sei una medagliata olimpica, quest'anno com'è andata? Allora io sono
una paraciclista, ho iniziato nel 2019. Il mio anno cosiddetto d'oro ed incredibile è stato tra il 2020 e il 2021. Il 2020 perché mi sono quasi inaspettatamente riscoperta come una paraciclista forte e in crescita. Ottobre 2020 ho raggiunto, diciamo, il mio grande obiettivo, che è stato quello di ricevere la mia prima convocazione in maglia azzurra. E lo sport è importante nella tua vita? Qual è il tuo messaggio per le persone? Bisogna fare sport? Sostengo, insomma, che lo sport sia la vita. Per me perlomeno lo è stato. Oserei dire la chiave che mi ha permesso di ricostruirmi una vita nuova di zecca. Credo che non si parli mai abbastanza dei valori fondamentali che lo sport ha. Dalla possibilità, insomma, di acquistare fiducia in se stessi e, perché no, di mettersi alla prova quotidianamente, non solo prettamente nello sport, ma credo nella vita di tutti i giorni. Seconda giornata di gara, siamo a Spilimbergo. Protagonisti saranno ancora Pecorari, Bettega e Saarinen? Saranno sempre i protagonisti, ci aggiungerei magari dalla valle. Il terreno è diverso da ieri, anche se l'aspettativa per loro sarà di avere una situazione simile. Invece oggi ci sarà il taglio libero, che ieri non c'era, e questo cambierà molto le carte in tavola. Sarà una gara molto veloce. E allora ci trasferiamo da Maniago a Spilimbergo, città del mosaico. Spilimbergo infatti è attiva anche una scuola internazionale di mosaicisti con un secolo di storia alle spalle. La giornata è buona, ottimo clima, ideale per gareggiare alla via della prova di Middle, organizzata da Semiperdo Orienteering Maniago. 120 bikers, oltre a un altro centinaio di concorrenti per la gara promozionale cittadina di corsa orientamento. Qui le immagini realizzate dall'alto col drone. Sì, dici bene, oggi anche una gara promozionale cittadina, quindi una festa nella festa. Abbiamo parlato di questo territorio, oggi ci spostiamo appunto nella città del Mosaico con questa scuola, 100 anni di attività, una scuola che richiama, diciamo così, iscritti o comunque studenti, praticanti da tutto il mondo. Il mosaico di Spilimbergo, che possiamo trovare da Parigi a New York, quindi una tradizione importantissima e che oggi va avanti, una scuola che si può visitare per 365 giorni all'anno, è sempre aperta e c'è sempre questa tradizione. Sono gli studenti stessi che hanno realizzato i mosaici che praticamente, diciamo così, arredano la scuola stessa, quindi un manufatto importante. Siamo nel territorio dei mestieri e qua sono famosi gli scalpellini e i fabbri, anche perché questo tipo di industria, mi ricollego a quello che abbiamo detto sulla giornata precedente, sulle lame eccetera, è resa possibile grazie alla grande presenza di acqua. Oggi ci sono questi fiumi sotterranei, i fiumi bianchi, però che hanno permesso sì che si sviluppasse e si potesse disporre di energia per far funzionare i macchinari, quindi è un territorio molto ricco da tanti punti di vista. La neocampionessa italiana nella sprint, Iris Aurora Pecorari, al via in questo momento per quanto concerne la prova mid, la seconda di questo weekend intenso. Henna Saarinen, che abbiamo visto ha vinto la prova sprint proprio a Maniago, ora in partenza anche per questa prova più lunga qui a Spilimbergo. La prova mid è stata tracciata sempre da Clizia Zambiasi, che ha predisposto un tracciato, una corsa molto veloce con delle lunghe tratte di trasferimento in grado di portare i concorrenti verso zone con grappoli di punti che potrebbero indurre anche i concorrenti, pure i big, pure insomma i più attesi, a cadere in errore. Una prova dunque che si preannuncia in qualche modo interessante, Pietro. Sì, sono ovviamente la middle, l'espressione, la sublimazione della tecnica, perché mentre la sprint esalta la velocità di azione e di pensiero, nella middle invece c'è proprio la tecnica orientistica che viene esaltata. Nella long ovviamente prevale quella che è la resistenza fisica. Oggi questa gara, tra l'altro immagini oggi realizzate grazie al supporto di Mario Ruggero, ex azzurro, che si è prestato. È sempre bene avere un atleta che si presta, no? Sì, non ti vedo bene a fare questo tipo di operazione alle spalle degli atleti. So che sei un amante della bici, ma poi diventa complicato, esatto, fare anche le immagini. Esatto, esatto. Quindi oggi ancora
la semiperdo di Maniago che si dà da fare, Giovanna De Masellis in primis, coaudiovata da Mauro Nardi che ha anche fornito tutta una serie di spunti storici sul territorio, e quindi lo ringraziamo, e poi Clizia Zambiasi che compone insomma questo trio. E qui vediamo proprio alcuni tratti di questa gara che abbiamo definito molto molto veloce, ma con qualche passaggio più complicato che potrebbe indurre in errore gli atleti. Tra l'altro dicevamo già durante la prima prova, la sprint è stata una lunga stagione, una stagione quella dell'orientamento, e quindi atleti ed atlete potrebbero anche un pochino in queste prove pagare la stanchezza in questa prova disegnata in maniera, se così possiamo dire, un po' subdola, no? Quindi insomma non proprio facilissima da interpretare in questo finale di campionato italiano di mountain bike orientieri. Questo è Fabiano Bettega che stiamo seguendo, e poi Gabby Finder, ovviamente tanti gli stranieri che sono venuti qui a confrontarsi, sono sempre appuntamenti importanti anche per vedere qual è il livello, no? Dei nostri azzurri nei confronti degli atleti che vengono per esempio dall'area tedesca o dalla Finlandia, come abbiamo visto. Sì, parlato di azzurri, oggi Iris Pecorari con un'inedita maglia azzurra, e tra l'altro tornando un po' a vediamo qua Fabiano Bettega che ci ha confidato al termine di questa prova di essere veramente arrivato alla fine stagione molto molto stanco, poi nell'orienteering, dove che è uno sport che richiede una costante concentrazione, quando la testa inizia a essere un pochino stanca diventa molto dura, no? Perché non puoi mai permetterti di sbagliare. Comunque Fabiano Bettega che ha anche confidato che quest'anno è stata praticamente la sua miglior stagione da quando corre, ha vinto 7 gare su 8, praticamente ha dominato la stagione, e attribuisce anche il segreto di questa sua nuova così caratura anche alla collaborazione con un nuovo preparatore che lo segue praticamente sempre, e quindi questi sono i risultati. Quindi complimenti a lui, che ha sempre fatto della solidità tecnica il suo punto di forza, e adesso sta lavorando molto anche sulla parte fisica, mentre qui Enna Saarinen che si così districa in mezzo a questo terreno che possiamo definire quasi un po' sporco, no? Perché poi devi passare attraverso questi prati, queste zone non prettamente definite, e qui ecco quasi un incontro con un avversario. Sì. È molto potente questa ragazza, è veramente molto potente. Eccolo Fabiano Bettega, allora, che dicevi è cresciuto molto in questa stagione, ha fatto un passo, se così possiamo dire, verso una sorta di professionismo, no? Anche è un lavoratore, sì. È impegnato con l'attività di famiglia, ma ovviamente poi dedica molto tempo anche all'allenamento. Componente fondamentale sarebbe da dedicare anche al riposo, non so quanto un lavoratore atleta riesca poi a recuperare. Qui invece un duo che si era formato, Scarafonati Pecorari, hanno pedalato per un tratto insieme, e confida poi Pecorari che hanno anche sbagliato insieme, quindi a volte bisogna sempre prestare molta attenzione. Ci si fida troppo del compagno momentaneo di gara o della compagna momentanea di gara. Questo è Luca Dalla Valle, Gronlight Orienteering Team, che abbiamo detto anche lui reduce da una stagione un po' meno soddisfacente di quella di Bettega, ma che in passato ha raccolto, come abbiamo già avuto modo di ricordare, tanti tanti risultati importanti. Eccolo qui ancora Fabiano Bettega. Intanto possiamo già dire, visto che siamo praticamente alla fine di questa stagione, che la polisportiva Masi rompe il dominio della polisportiva besanese, durato 7 anni, e si aggiudica il titolo italiano per società 2022 per il sodalizio bolognese. Si tratta della prima affermazione in questa speciale classifica, dietro ci sono proprio i campioni uscenti, e terzo posto per l'Unione Sportiva Primiero, indipendentemente da quelli che saranno i risultati dell'ultima gara che andremo poi a vedere nell'ultima puntata di questo magazine dedicato all'orienteering su Rai Sport. Questo è il risultato, dunque Polisportiva Masi si aggiudica il titolo italiano per società. Sarà contento Tenani? Sì, di fatto Tenani, mentre qua passa i rispecorari, di fatto Alessio Tenani, che oramai non è più un atleta elite di punta, si sta dedicando, oltre che al trail orientamento, anche a far crescere questa formazione, mentre qui Scaravonati con Enna Saarinen, che ha sempre una grinta incredibile, quindi
la velocità di crociera è molto alta, per chiudere il discorso sulla polisportiva Masi, sicuramente è una delle società che si è strutturata e sta tirando fuori dei giovani interessanti. È tesserato lì anche Francesco Mariani, il campione del mondo 2021 in Turchia, e poi anche nel trail orientamento, come dicevo, stanno facendo crescere dei giovani molto promettenti come i fratelli Lambertini. Ci spostiamo però appunto nel centro di Spilimbergo, un centro bellissimo da visitare sicuramente. Francesca Simoni, Panda Orienteering, Vasugana, sta arrivando anche Katia Walter, dicevamo delle tante e dei tanti stranieri che sono arrivati qui per questa gara. Ancora un arrivo di straniero, Anders Blomster, che taglia in questo momento il traguardo. Arrivi allora a Spilimbergo di questa middle per quanto concerne la seconda delle due gare organizzate da Semiperdo Orienteering Maniago. Qui la gara proporzionale di cui dicevamo, alla quale hanno preso parte anche i ragazzini, come è giusto che sia. Nicolo Schiavi Cappello intanto anche lui all'arrivo, Gronlight Orienteering Team, e poi altri arrivi che si susseguono qui in quel di Spilimbergo per quanto riguarda il campionato italiano mountain bike orienteering sulla prova media distanza. Quella sprint, già abbiamo visto quali sono stati i risultati, si arriva anche un po' stravolti come avete visto da quella immagine. Mentre arriva Luca Dalla Valle, autore di una prova molto buona, vedremo se varrà il miglior tempo, ma subito arriva Fabiano Bettica che con 45 e 28 per soli 6 secondi batte Luca Dalla Valle, quindi la sfida si è rinnovata anche oggi qua, stremato dopo il traguardo, stesso vincitore di ieri, bravo. Davvero molto stanco, sì. Attenzione, Iris Aurora Pecorari sta arrivando anche lei con un gran tempo. Grande tempo, 48 e 28, mentre però arriva subito Enna Saarinen che con 46 e 41 la batte nuovamente, però è la campionessa del mondo, e qui arriva Scaronati, terzo posto, ben staccata, 54 e 46. Qui il classico confronto dopo gara, dobbiamo dire che Iris Aurora Pecorari, che ha ricevuto i complimenti della campionessa del mondo che l'ha indicata come una grande promessa, vince quindi Fabiano Bettega Dalla Valle, terzo posto per Georg Kofler, sì esatto, primo posto invece tra le donne per Enna Saarinen, Iris Aurora Pecorari seconda e terza è Laura Scaravonati. Quindi è cambiata la location, è cambiata la distanza, sono cambiate le mappe, ma non gli ordini d'arrivo, no, perché alla fine i campioni italiani sono sempre loro, quindi Fabiano Bettega e Iris Aurora Pecorari. Qui completano il momento delle premiazioni. Il podio ancora Chiara Magni e poi Riccardo Rossetto per gli italiani. La voce dei protagonisti. Siamo con Enna Saarinen, viene da Tampere, finlandese. Congratulations. Thank you. Talk about Parlaci della tua gara. It went really good, but è stata un'ottima gara, sono stata veloce, ma non forse la gara migliore di sempre, o comunque non sono stata veloce come potevo. I prossimi obiettivi dell'anno prossimo in campionati del mondo e Repubblica Ceca, spero di fare bene. I hope that races in there goes really well. Allora, Fabiano Bettica, due vittorie in due giorni. Sì, sono molto contento. Sì, diciamo che ero pronto ero in forma per vincerle entrambe, ma oggi sono stato un misto tra fortunato e sfortunato. È da analizzare ancora. Meglio di te solo Enna Saarinen. Sì, beh, ma lei ha vinto un mondiale, insomma. Sono molto contenta per queste vittorie e anche e soprattutto perché sono riuscita a farmi dare non troppo tempo dalla Enna Saarinen, che insomma è un atleta di un certo livello. Infatti penso anche oggi di aver fatto qualche punto per VRE, o ieri o oggi sicuro. Senti, fai sempre delle dediche speciali, qui dietro di noi c'è il nonno Alberto, vogliamo dire qualcosa? Grazie nonno. Siamo arrivati in fondo a questa due giorni intensa. Giovanna De Masellis, qual è il bilancio?
Allora, il bilancio credo possa essere definito molto positivo. Abbiamo avuto un buon numero di partecipanti e un dato che direi estremamente positivo è che c'erano tanti giovani. Come al solito si ringraziano tutti quelli che hanno aiutato, collaborato, sostenuto, e in particolare tutto il gruppo di volontari, dai più piccoli ai più grandi della società, si sono messi a disposizione. Bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Siamo alla fine allora, grazie Pietro Ilarieti. Grazie a voi, grazie alla Semiperdo di Magnago e ai volontari che hanno collaborato alla buona riuscita di questo evento. E grazie ad Alessandro Ravagni per la collaborazione tecnica e tutto con l'orienteering. Rimanete con i programmi di Rai Sport. A risentirci, arrivederci. Alla prossima.